Buon pomeriggio, fra poco cominceranno i funerali di Giorgio Almirante Pino Romualdi. Vedete la piazza molto affollata davanti alla chiesa di Sant'Agnese. È nella chiesa di Sant'Agnese che ci sarà la cerimonia funebre per i due dirigenti del movimento sociale, scomparsi insieme l'altro giorno. Stamane ancora uomini politici e tanta gente sono andati nella sede del movimento sociale che si trova vicino Piazza Navona in via della Scrofa per rendere l'estremo saluto a Giorgio Almirante Pino Romualdi. È andato stamane anche il presidente del Senato Giovanni Spadolini. In questi giorni, tra ieri e oggi, c'è stato un via vai di personalità del mondo politico che hanno voluto portare le loro condiglianze al presidente del partito del Movimento Sociale e a Pino Romualdi. Ieri è andato il presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana Ciriaco De Mita, Nilde Iotti, la presidente della Camera, Giancarlo Pajetta per il PC. Siamo stati avversari ma mai nemici, ha detto Pajetta. Sono andati anche Forlani, Pannella, Fanfani. Fanfani ha parlato con la vedova di Almirante, con la signora Assunta e gli ha detto che può andare orgogliosa di suo marito. È andato anche il ministro Maccanico. State vedendo sempre le immagini in diretta che vi giungono da Piazza Navona. Ecco, vedete le bandiere, vedete tanta gente. Le salme sono già entrate dentro la chiesa, le salme di Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Fra poco dentro la chiesa di Sant'Agnese comincerà la cerimonia funebre. La commemorazione ufficiale sarà tenuta dal segretario del partito Gianfranco Fini, l'omelia dal teologo Raimondo Spiazzi, che fu amico personale di Giorgio Almirante. Sono presenti rappresentanze della destra europea e dell'America Latina, i gruppi tricolore in rappresentanza degli italiani all'estero, i lavoratori della CISNAL, i giovani del Fronte della Gioventù e i rappresentanti dell'organizzazione universitaria vicino al movimento sociale. Ecco, vedete, ci sono dei giovani che salutano. Almirante, uomo politico da tutti conosciuto, fece parte della Repubblica Sociale e poi nel dopoguerra cercò di conciliare il fascismo con il sistema democratico, con la vita parlamentare. Gianfranco Fini, l'attuale segretario del partito, molto giovane, un quarantenne, è stato vicino ad Almirante, è stato il delfino di Almirante e ha preso poi la segreteria del partito in mano ed Almirante è andato alla presidenza del partito, presidenza che negli anni passati invece fu di Pino Romualdi. Anzi, ecco, le salme mi dicono non sono ancora giunte in chiesa, scusate, io sto vedendo le immagini che vi commento come voi sul monitor. Ecco, invece adesso si vedono le salme che stanno arrivando in chiesa, nella chiesa di Sant'Agnese, hanno percorso il breve tragitto che separa Piazza Navona dalla sede del Movimento Sociale, che si trova appunto in via della Scrofa, ad un tiro di schioppo da Piazza Navona. Giorgio Almirante è stato un politico da tutti stimato per la sua correttezza, per la sua signorilità. Laureato in lettere, proveniva da una famiglia di attori. Lui stesso ha recitato per un certo periodo della sua vita, amava recitare Pirandello, si laureò in lettere,
con una tesi sulla fortuna di Dante nel Settecento, fu insegnante a Roma, nei licei di Roma, ma la sua passione era il giornalismo e soprattutto la politica. In politica Almirante ha passato buona parte, quasi praticamente tutta la sua vita. Oratore molto brillante, andavano a sentirlo anche coloro che non avevano le sue idee politiche, parlava molto, in modo molto elegante, si ricordano alcuni discorsi in Parlamento, alcuni suoi discorsi memorabili. Almirante era anche capace di parlare per lunghissime ore, ho assistito una volta ad una sua maratona oratoria, quando appunto durante l'approvazione delle regioni a statuto ordinario, Almirante fece un discorso contro l'istituzione delle regioni e parlò alla Camera dei Deputati per 9 ore e un quarto. Ecco, Almirante l'opposizione la fece sempre in Parlamento, non approvò mai il terrorismo nero. Pensate che cosa sarebbe avvenuto se negli anni di piombo il terrorismo nero avesse avuto una simpatia, un sostegno dal movimento sociale. Cercò, come vi dicevo, di conciliare il fascismo con il sistema parlamentare. Ecco, adesso vedete sempre le immagini che si stanno avvicinando alla chiesa di Sant'Agnese. C'è molta gente che è venuta per rendere l'estremo saluto a Giorgio Almirante e a Pino Romualdi, i due dirigenti del movimento sociale scomparsi nei giorni scorsi. Ecco, vedete che il corteo si ferma ogni tanto. Adesso è praticamente davanti alla chiesa di Sant'Agnese. La commemorazione ufficiale sarà tenuta dal segretario del partito, dal giovane Gianfranco Fini. Gianfranco Fini è un seguace di Almirante, davanti a lui si aprirà adesso un difficile compito. Ha ereditato un partito che dal punto di vista del consenso elettorale ha un consenso più che rispettoso, circa il 6% dell'elettorato. Naturalmente adesso per il movimento sociale si tratterà di vedere che politica fare, se continuare una politica per mantenere il proprio elettorato o cercare di rompere l'isolamento politico in cui ancora il movimento sociale tutto sommato vive, per cercare di costruire la grande destra, la vera grande destra. È un compito naturalmente molto difficile. Ecco, vedete sempre le immagini di Piazza Navona, di questa bellissima, stupenda piazza piena di gente. Ci sono tutti i dirigenti del partito, i rappresentanti della destra europea e latinoamericana, ma molta gente sono venuti a rendere l'estremo saluto a Giorgio Almirante e Pino Romualdi. In questi giorni, vi dicevo poco fa, nella Camera Ardente si sono alternati numerosissimi uomini politici di varie parti politiche. Almirante stesso, quando morì Berlinguer, si recò nella sede del Partito Comunista in via delle Botteghe Oscure per portare le condoglianze a Berlinguer, al Partito Comunista. E ieri Pajetta è venuto da lui nella sede del Movimento Sociale. Mi ricordo appunto uno delle maratone oratorie di Giorgio Almirante alla Camera dei Deputati,
di cui vi accennavo prima, quando si trattava di rendere operanti le regioni nel nostro ordinamento, così come prevede la Carta Costituzionale, Almirante parlò per 9 ore e un quarto contro le regioni e Pajetta commentò mentre lui stava parlando: quando hai finito spegni la luce. E Almirante parlò, vi dicevo, per 9 ore e un quarto, un record oratorio che rimase per lungo tempo. Prima di lui nessuno aveva parlato tanto. Poi negli anni successivi ci furono altri oratori radicali, Teodori ad esempio, che superarono il record di Almirante, il record di durata di un discorso in Parlamento. Vedete sempre le immagini che vi giungono da Piazza Navona, davanti alla chiesa di Sant'Agnese, dove fra poco ci sarà la cerimonia funebre. Vi dicevo che Giorgio Almirante proveniva da una famiglia di attori, egli stesso amava recitare Pirandello. Suo zio Luigi, cui Almirante era molto legato, disse una volta ad Almirante: vedi, questa sera la scena, la platea è piena di gente, così è stato anche nei giorni scorsi, così sarà anche domani e dopodomani, però a un certo punto la platea non sarà più piena, ci saranno dei vuoti nel pubblico, allora bisogna capirlo subito e bisogna uscire dalla scena in punta di piedi, così come si è entrati. Ecco, Almirante quest'anno al congresso di Sorrento, al congresso del partito, dove si presentò con la carica di segretario, ha lasciato, è uscito in punta di piedi, ha lasciato il posto al giovane Gianfranco Fini, il suo delfino. Il congresso è stato un congresso combattuto, ci sono state varie posizioni all'interno del movimento sociale, la linea di Almirante e di Fini è osteggiata da Pino Rauti. Almirante ha avuto una grande importanza nella vita del suo partito e anche nella vita del Parlamento, nella vita politica italiana. Nilde Iotti ieri, dopo essersi recata a rendergli l'estremo saluto nella sede del Movimento Sociale, la Presidente della Camera ha detto, parlando di Almirante, è stato un uomo politico impegnato in Parlamento, dove ha sempre tenuto un atteggiamento di grande correttezza. Per questo Almirante l'ha stimato dagli avversari politici, dai giornalisti con i quali era sempre molto cordiale. Almirante era un signore nel trattare con le persone, con i giornalisti. Ecco, vedete adesso l'ingresso della chiesa, sempre dove c'è una grande calca. Ci sono stati dei momenti di commozione proprio nel momento in cui le salme, la salma di Almirante e di Romualdi, sono giunte in Piazza Navona davanti alla chiesa di Sant'Agnese, con cui siete collegati in questo momento per la diretta
dei funerali di Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Almirante era già da qualche anno che non si sentiva più molto bene, soffriva di disturbi circolatori e di sbalzi di pressione, ma le sue condizioni si sono poi aggravate soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimissimi tempi. Romualdi invece era affetto da un male incurabile. Sono morti insieme i due esponenti del movimento sociale, che ebbero anche posizioni politiche all'interno del partito contrastanti tra loro. In questi giorni nella Camera Ardente, nella sede del movimento sociale, stavano l'uno a fianco dell'altro. Ecco, state sempre vedendo le immagini che vi giungono in diretta da Piazza Navona. Ecco le bare, vedete degli applausi. Ecco la bara di Almirante portata a spalla, sta entrando nella chiesa di Sant'Agnese. Ecco, vedete i dirigenti del movimento sociale davanti alla bara. Il saluto della gente. C'è molta gente, come vi dicevo. Ecco ancora gli applausi. Ecco adesso anche la bara con Pino Romualdi, sta entrando in chiesa. Ecco le due bare. Ecco, siamo all'interno della chiesa adesso, della chiesa di Sant'Agnese in Piazza Navona. Sta per cominciare la cerimonia funebre, la cerimonia religiosa, che sarà celebrata dal teologo Raimondo Spiazzi, amico personale di Almirante. Le salme, le bare trasportate dai dirigenti del partito. Vediamo un capogruppo del Senato, del Movimento Sociale e altri dirigenti del partito. Il senatore Rastrelli, i membri della direzione del partito, il capo ufficio stampa del Movimento Sociale. Exaudi oratio in me.
storici del partito Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Il servizio di Mimmo Liguoro. L'addio del Movimento Sociale Italiano a Giorgio Almirante e Pino Romualdi. Una cerimonia commossa, come sospesa tra le incertezze del passato e un futuro indeterminato. In Sant'Agnese, a Piazza Navona, lo Stato Maggiore Missino, i familiari, i rappresentanti politici italiani e stranieri. Padre Raimondo Spiazzi dà l'ultimo saluto a Giorgio e Pino, due bei nomi, dice con voce sicura, due bei nomi cristiani e italici. Fuori una grande folla, gente venuta da ogni parte d'Italia per l'addio all'antico leader d'una certa Italia, una fetta di paese disegnata a mosaico. Giovani con gagliardetto e saluto romano e nostalgici mussoliniani, vagheggiatori di una grande destra parlamentare e fautori di un duro radicalismo neofascista, ben pensanti e protestatari. Una certa Italia disomogenea, varia, ma accomunata dal vedere in Giorgio Almirante, invocato a gran voce in piazza, un uomo simbolo. Il simbolo di 40 anni passati nello sforzo incessante di dare unità agli elementi diversificati di quella certa Italia che oggi lo rimpiange. Un uomo simbolo che era riuscito a ritagliarsi un posto nel recinto dei personaggi popolari della politica. Accanto a quello di Almirante, il feretro di Romualdi, esponente d'un'ala missina definita più moderata e discreta, un po' in penombra, e per sorte singolare, un po' in penombra anche nell'ora dell'estremo omaggio. Al giovane segretario Gianfranco Fini, successore di Almirante, il compito dell'orazione funebre. Parlare di te, Giorgio Almirante, e di te, Pino Romualdi, è uno schianto terribile che ci soffoca il cuore, che ci prende alla gola. Oltre le parole, certo uno sguardo al futuro. Il vecchio composito elettorato, le nuove inquietanti suggestioni, Le Pen e il resto. Almirante se ne va. Molti in questi giorni ricordano la sua passione per Dante. E certo, Almirante avrà letto più volte quel verso, è la pietà che l'uomo all'uom più deve, che ben si addice allo stato d'animo di amici e avversari di fronte alla sua scomparsa. La latina pietas sul contrasto di simpatie e avversioni, apprezzamenti e severi giudizi politici. Da stasera Almirante riposa al Verano, Romualdi a Predappio, suo paese natale. Indiscusso al Movimento Sociale Italiano per oltre 20 anni e di Pino Romualdi che con lui e con altri fondò il partito nel dopoguerra. I nostri servizi. C'era molta gente a rendere l'estremo saluto a Giorgio Almirante e Pino Romualdi trasportati a spalla dagli amici e dai collaboratori. Il corteo funebre si è mosso dalla sede del Movimento Sociale tra due ali di folla fino a giungere alla chiesa di Sant'Agnese nella vicina piazza Navona. Il rito è stato officiato da padre Raimondo Spiazzi, amico personale di Almirante. Momenti di commozione e non pochi saluti romani ci sono stati prima e dopo la messa, cui hanno assistito, oltre ai familiari e ai dirigenti del partito, rappresentanti della destra europea e latinoamericana e degli italiani all'estero. A rendere omaggio alle salme dei due dirigenti missini si erano recati i massimi rappresentanti dei due rami del Parlamento e di quasi tutti i partiti. La morte di Almirante, che per quasi 20 anni è stato alla guida del partito, lascia un vuoto che non sarà facile riempire. Protagonista di tante battaglie nel tentativo di rendere il fascismo, che non ha mai rinnegato, compatibile con il sistema parlamentare, Almirante fu stimato anche dai suoi avversari politici che non lo considerarono mai un nemico, nonostante avesse preparato la sua successione e avesse visto il fallimento del fascismo e della Repubblica Sociale, la nascita della Repubblica Democratica Antifascista. Almirante lascia incerta la prospettiva politica del suo partito. Il giovane Gianfranco Fini, da Almirante stesso voluto la segreteria, ha tenuto la commemorazione ufficiale, rivendicando la piena continuità con il leader scomparso. Commosso, Fini ha ricordato una frase che Almirante era solito ripetergli: «Vivi come se devi morire subito, pensa come se non devi mai morire». Il segretario del Movimento Sociale ha così concluso. Caro Almirante, il testimone non è caduto a terra. È in buone mani, in mani forti,
in mani giovani, in mani che non cederanno. Lo porteremo avanti, il tuo testimone, avanti, avanti, anche per te, anche con te, perché tu, Almirante, perché tu, Romualdi, non ci lasciate. Ciao, segretario. Braccia tese nel saluto romano, braccia di ragazzi in jeans, braccia di vecchi reduci. Tutti per il leader scomparso che li teneva insieme. Anime diverse di un partito combattuto tra ingombranti ricordi e voglia di nuova destra. Sono sfilati in tanti nei due giorni di camera ardente davanti alle due bare stese in terra. Gente di ogni tipo, visi diversi, storie diverse, certo anche idee diverse, tenuti insieme non si sa come per tanto tempo da chi sono adesso venuti a salutare. Anche il corteo per Piazza Navona è formato da tanti gruppi dissimili tra loro. I dirigenti in grisaglia, simili alla delegazione compunta del Fronte Nazionale Francese di Le Pen. I giovanotti scamiciati e trafelati del servizio d'ordine, abituati ad adunate ben più movimentate, labari e gagliardetti, tante camicie nere e donne in pianto. Davanti alla chiesa un piccolo tumulto di chi vuole entrare e non può. Più passa il tempo, più aumenta la voglia di identificazione e gli slogan finora tenuti riposti nella memoria ritornano. Si grida boia chi molla e ia ia la la. Cresce ancora l'emozione e non basta il discorso misurato del giovane leader che evita accuratamente ogni parola del vecchio vocabolario fascista a ricondurre ad un'immagine nuova di partito. Il passato reclama i suoi tributi e i militanti sono lì in piazza per darli, anche se stonano con le esigenze del presente.